Noi siamo quello che mangiamo, no? Come fate vi somiglia? In che senso? Una festa scolastica di un bambino come tanti, solo un po' più timido degli altri, il figlio di Anna Foglietta. Un gruppo di genitori che con la scusa di accompagnare i figli mette in campo personalità opposte, contrastanti, desideri, ambizioni, frustrazioni. Dagli intellettuali ai vegani convinti, dalla borgatara all'alternativa, fino a che la situazione esplode sotto gli occhi attoniti dei bambini. È stato? È stato lui. Cos'è che dici? Guarda che io e mio marito queste cose non le insegniamo a nostra figlia, hai capito? Il film come l'occasione dei bambini in realtà parla delle nevrosi dei genitori e di quest'ansia da prestazione che hanno, perché appunto diventa una figura sociale, riconosciuta socialmente. Facciamo tutto, facciamo troppo e ci dimentichiamo semplicemente di amarli. Il cobra non è un serpente. Questo Genitori quasi perfetti parte come una commedia, assume ben presto un sapore diverso, divertente, ma fa anche riflettere, persino con amarezza, su cosa significhi essere genitori oggi. C'è una canzone bellissima di Gaber che si chiama Non insegnate ai bambini, e questo è un po' la strada, cercare di stare a disposizione, dandogli amore. Mio figlio quanto è bravo, quanto è buono, quanto è bello, poi alla fine in questo modo, in qualche modo, qualche problemino glielo crei. Va bene essere dei genitori imperfetti. Bisognerebbe fare l'apologia dell'imperfezione e insegnarla ai nostri figli, perché la perfezione è una zavorra che ti rovina la vita.